Ed eccoci allora alla terza puntata del nostro A Tu per Tu con David Faltoni. Argomento di questa settimana, sempre al Caffè dei Costanti, sempre in Piazza San Francesco, il lavoro, David. Certo. Il lavoro, perché insomma tu anche come consulente, no, vivi tante sfaccettature di questa problematica, perché di problematica purtroppo dobbiamo parlare. Sentiremo la testimonianza, tra l'altro, di un ragazzo di 29 anni che insomma ha fatto e fa tanta fatica ad entrare nel mondo del lavoro, ma darei il benvenuto invece al nostro ospite, Marco Baldassarre, parlamentare di Alternativa Libera. Quindi benvenuto, che insomma ci aiuterà a capire un po' anche in quel di Roma come si parla di lavoro, giusto? Come si parla? Beh, se ne parla, in commissione ci sono molti provvedimenti che stiamo esaminando. Ora durante la campagna elettorale per le amministrative è un po' calata l'attenzione magari su alcuni temi ed è più forte su altri. Sicuramente quello del lavoro è ancora un tema molto sentito, molto importante e d'attualità. E anche considerando anche quello che sta accadendo in Francia, no, in questi giorni, quindi Hollande che sta proponendo un Jobs Act alla francese, e stiamo assistendo a molti tumulti in piazza, scioperi che vanno avanti da giorni, quindi insomma è un argomento che in Italia ma anche fuori è ancora molto importante e se ne parla tanto. Il nostro ospite ha già introdotto, forse uno, se non il tema principe, insomma, se si parla di lavoro, ovvero il Job Act funziona, non funziona, ha risolto, non ha risolto. Che dici, David? Io credo che il Job Act non ha assolutamente creato quelle condizioni affinché aumentassero i posti di lavoro, parliamoci chiari, perché l'aumento dei posti di lavoro può avvenire solo con una ripresa dell'economia, una ripresa dei settori produttivi che producono ricchezza, che sono quelli che poi creano quel circolo vizioso affinché un prodotto interno lordo cresca e un paese diventi virtuoso e sappia creare posti di lavoro sani, veri, e che ci piaccia o che non ci piaccia. La Germania, un paese a noi vicino, è anche molto simile come apparato produttivo, certo di dimensioni completamente diverse, e ha sempre puntato nel settore manifatturiero, quindi nella trasformazione certamente di produzioni di qualità, produzioni ad alto valore aggiunto, ma comunque settore manifatturiero, e il settore manifatturiero produce ricchezza. Il resto molto spesso i servizi, le altre attività sono fondamentalmente vivono su se stesse, diciamo, un'economia vive di rapporti interni, però e va bene, è fondamentale, una società civile ha bisogno anche di questo, quindi vari servizi che ognuno dà all'altro e questo scambio, però ripeto, un paese che, come anche il nostro, che non ha ricchezze naturali, che non ha purtroppo una grande ricerca scientifica, bisogna che sfrutti quello che ha. E quindi il Job Act, tutto sommato, si è limitato a liberalizzare in parte il mondo del lavoro, quindi con tutte quelle norme, con tutti questi nomi, poi alla fine sostanzialmente si è cercato di, si è tolto l'articolo 18, quindi la possibilità. No, non per il pubblico impiego, tra l'altro. Ah certo, questo è un altro elemento. Molto rilevante, molto rilevante. Quindi col Job Act si è detto che si è fondamentalmente fatto una deregolamentazione delle normative sul lavoro e quindi si è un po' liberalizzato, ma non ha creato posti di lavoro e non crea posti di lavoro. Io credo che quando il prossimo anno tutti questi lavori stabilizzati tramite il Job Act e le imprese dovranno cominciare a versare la contribuzione piena, ho paura che molti di questi soggetti torneranno. Allora io chiedo a Marco Baldassarre, se non il Job Act, che cosa? Perché poi è chiaro che credo che Marco ci stia portando, tra l'altro, il caffè.
se non il Job Act, che cosa? Perché ovviamente cioè, comunque il paese ha bisogno di risposte, i giovani hanno bisogno di risposte. Tra poco sentiremo la testimonianza, tra l'altro, di un tuo, credo, quasi coetaneo, perché pur essendo parlamentare comunque molto giovane. Ecco, quali sono le proposte alternative allora a queste misure? Beh, sicuramente c'è da dire che il Jobs Act, appunto, come diceva anche David prima, non ha creato nuovi posti di lavoro, ha creato nuovi contratti. Questo che vuol dire? Vuol dire che è avvenuta una specie di sanatoria di tutte quelle false partite IVA o contratti a progetto utilizzati in malo modo all'interno delle aziende. E con lo sgravio contributivo, quindi quegli 8.000 euro all'anno per 3 anni, che di sgravio che non ha introdotto in realtà il Jobs Act, perché sono contenuti nella legge di stabilità del 2015, e molte aziende hanno provveduto appunto a sanare questa situazione, quindi a introdurre il contratto a tutele crescenti. Cosa tra l'altro che se Renzi andava in giro a sbandierare i dati su 764.000 nuovi contratti eccetera eccetera, non capisco come mai nell'ultima legge di stabilità quello sgravio da 8.000 euro è passato a solo 3.250 per 2 anni, non più per 3. Quindi non è stato capace di difendere quello per quale andava tanto fiero, e tanto è vero appunto che l'ha ridotto. Questo però cosa si traduce? Questo si tradurrà nei prossimi anni in quella che è una bomba d'orologeria, ovvero le aziende quando termineranno appunto i 3 anni di sgravio fiscale e contemporaneamente anche le tutele, quelle pochissime rimaste, perché effettivamente è stato anche smantellato tutto un impianto di tutele e diritti del lavoro conquistati in tanti anni di manifestazioni o lotte sindacali. Quando arriverà appunto anche il contratto tutele crescenti nel massimo delle tutele previste, le aziende credo che inizieranno a licenziare, comunque saranno in difficoltà anche comunque a mantenere. Quindi sicuramente una proposta è quella di rendere strutturale lo sgravio fiscale. Torniamo a parlare appunto del taglio del cuneo fiscale. Noi abbiamo visto anche in audizione da noi alla Camera, anche Banca Italia stessa ha detto che bisogna rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, perché bisogna aiutare sicuramente le aziende comunque a mantenere o produrre nuovi posti di lavoro. Posso, perché credo ha toccato il vero punto, cioè possiamo anche intervenire sulla normativa del lavoro, ma quindi dobbiamo intervenire sul costo del lavoro. Cioè noi oggi ci troviamo, lo dicono, ce lo dice la realtà, a un costo del lavoro anche per le mansioni più semplici, a un costo elevatissimo, ma non è intanto la retribuzione netta che percepisce il lavoratore, è tutta la contribuzione, la tassazione che c'è sopra che fa sì che il costo di un dipendente, anche di mansioni le più basse, sia oramai fuori mercato. E quindi ecco, prendiamo il caffè. Sì, insomma, siamo un paese, lo sappiamo, non stiamo a dirlo oggi, purtroppo non concorrenziale, insomma, da questo punto di vista. No, non siamo un paese concorrenziale, perché io ho dati alla mano, ora è inutile tirare fuori tanti dati, ma in Germania mediamente il costo del lavoro in Germania oramai è più basso che da noi. La Germania ha una serie di contratti diversi, quindi c'è anche nello stesso posto di lavoro troviamo mansioni identiche, magari sono dipendenti che hanno un vecchio contratto e che magari hanno una retribuzione di 3.000 euro. Poi a fianco troviamo giovani o stranieri che magari hanno una retribuzione di 1.000 euro. Questo mediamente gli determina che hanno comunque un costo del lavoro molto più basso del nostro, soprattutto hanno una contribuzione estremamente più bassa, una tassazione estremamente più bassa. Poi non ci dimentichiamo che ai nostri confini abbiamo paesi come la Slovenia, la Croazia, dove il costo del lavoro è un quinto, un decimo del nostro. Allora, direi che la testimonianza di questo ragazzo che si chiama Andrea Carboni va proprio in questa direzione. Ora ce l'ascoltiamo. Lui ci racconta delle esperienze all'estero, però torna in Italia comunque per, diciamo, attaccamento alla propria terra, alla propria famiglia, ma insomma è costretto ad ammettere che non è un paese per giovani. Sentiamoci allora questa testimonianza e poi ci ritroviamo qua.
Un giovane che ha tante passioni, che insomma, come tanti giovani, provano ad inserirsi nel mondo del lavoro. Benvenuto dunque ad Andrea Carboni in questo piccolo spaccato della nostra trasmissione con David Faltoni. È difficile oggi inserirsi nel mondo del lavoro e perché? Buongiorno a tutti. Sì, oggi diciamo che per noi giovani risulta molto complicato poter entrare a gonfie vele nel mondo del lavoro, perché ci sono mille ostacoli da superare, mille ostacoli che vengono imposti da, diciamo, persone sopra di noi, comunque quelli che dovrebbero sostenerci, aiutarci e dare una mano alle nostre iniziative. Invece spesso ci troviamo con le spalle al muro, costretti a dover fare delle scelte a noi totalmente sconosciute fino a poco tempo prima. Io prendo esempio le mie esperienze, mi sono diplomato in istituto tecnico di ragioneria, poi in seguito ho deciso di intraprendere la carriera di cavaliere, ho fatto varie esperienze all'estero, quindi sono a conoscenza di quattro lingue, e ho fatto tante esperienze anche, diciamo, in situazioni importanti, quali scuderie internazionali e tutto così. E ho fatto alcuni corsi master per l'agricoltura, in agricoltura, tra cui il corso master a Bologna sulla potatura dell'olivo, sulla potatura del vigneto e quindi tutta la parte tecnica, ovviamente. La parte tecnica, sì, per quanto riguarda, diciamo, la coltivazione dell'oliveto e dell'olivo e della vite, che sono da noi, diciamo, le cose che più tirano nel settore agricolo. Questo nonostante tutto, ho faticato ad entrare e non sono stato appoggiato da nessuno, anzi. Cioè, quindi alla fine hai preso questa scelta, tu hai, diciamo, un'azienda tua personale, un investimento su te stesso a tutti gli effetti. Sicuramente, non nego che inizialmente non era quella l'idea, però viste le circostanze sono stato costretto a intraprendere questa strada, aiutato anche fortunatamente da altre persone che mi hanno dato una mano in questo settore, insegnato tanti piccoli segreti che un giovane purtroppo da solo non può sapere. David, allora, questo ragazzo ci ha esposto, insomma, quello che è stato il suo percorso personale. C'è qualcosa da chiedergli? Ma sì, certo, direi che lui è un esempio molto calzante del nostro ragionamento, quindi un giovane qualificato, preparato, quindi che ha investito molto su se stesso, ma che ha trovato enormi difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Allora, secondo te, Andrea, negli ultimi 2 anni c'è stata una serie di riforme del mercato di lavoro, il Job Act e altre, secondo te è cambiato qualcosa negli ultimi 2 anni per un giovane per inserirsi nel mondo del lavoro, o non è cambiato nulla? Sentiamo Andrea allora. Sinceramente credo che sia cambiato ben poco, visti anche le situazioni che si incontrano quotidianamente parlando con i miei amici, quindi gente a me coetanea, anzi dei due ho trovato... Hai detto l'età, quanti anni hai, Andrea? Io ho 29 anni. Ho trovato anzi molte più difficoltà di qualche anno fa, perché comunque i contratti sono sempre a 3 mesi, 6 mesi, con stipendi molto bassi. Sappiamo bene che anche per un giovane la vita è molto costosa, perché basta avere una macchina, basta avere un vizio, un hobby, che diventa veramente difficile poter sostenere le spese se non sostenuto dalla famiglia. Io sono anche un carattere molto particolare, amo cercare sempre il meglio, sono molto ambizioso, questo sicuramente è stato di grosso aiuto, perché comunque mi ha anche spinto a trovare nuovi stimoli, a trovare la strada che mi poteva permettere di intraprendere un cammino personale che mi dasse modo anche di vivere dignitosamente. Però è stato anche un grosso limite, perché
trovarsi comunque a 25-26 anni, nonostante le varie esperienze, nonostante i titoli di studio, senza lavoro, costretto a dover prendere quei 400 euro al mese in un contratto part-time, magari tre mesi in tre mesi, è veramente faticoso potersi costruire un futuro o pensare solamente di farsi una famiglia, perché comunque sappiamo benissimo alle spese a cui andiamo incontro se programmiamo la vita in maniera diversa da quella che sto facendo io ora, cioè da solo, da ragazzo di 29 anni. Chiudiamo, Davide, con una battuta, poi noi ci ritrasferiamo al Caffè dei Costanti. L'Italia è un paese per giovani o no? Assolutamente no, io ho avuto esperienza in Germania, ho avuto esperienza in Spagna, in Francia e posso dire che in Germania mi si sono aperte in circa 2 anni tantissime porte con assolutamente stipendi molto più alti di qua in Italia. E in Francia un semplice barista riesce a vivere molto dignitosamente, avere una casa in affitto e potersi godere il tempo libero. In Spagna idem, un cassiere del supermercato prende uno stipendio molto più alto che qua da noi e più che altro la vita è meno costosa, il gasolio è meno costoso, se vai al supermercato riesci a comprare quello che è necessario con molti meno soldi. Quindi, andrai via, Andrea, dall'Italia? Io, se sono tornato, è perché ho un attaccamento alla mia terra, alla mia famiglia enorme. E questo è stato il motivo per il quale sono tornato e non riuscivo a rimanere per più di tanto tempo all'estero, perché comunque ho un'azienda di famiglia che ho rilevato dal niente, perché comunque è un'azienda molto piccola che sto piano piano cercando di ampliare e di creare. E quindi ecco, lasciare tutto all'abbandono, abbandonare un posto come l'Italia per me è un dispiacere enorme. Io ho ancora speranza nel futuro, provo a vedere avanti e cercare, diciamo, uno spiraglio di luce in un tunnel veramente buio, però mai disperare, chi vivrà vedrà. Ecco, allora abbiamo sentito, nel frattempo ringraziamo nuovamente il Caffè dei Costanti, insomma, che ci ospita. Abbiamo sentito la testimonianza di Andrea, insomma, un ragazzo che, ecco, non si è banalmente, insomma, accontentato di un diploma, con tutto il rispetto per chi lo fa, ma ha investito su se stesso. Abbiamo sentito, insomma, 4 lingue, una persona che si è formata e che ha dedicato tempo, fatica alla propria formazione, che però non trova poi riscontro nella società. È normale questo, David? Ma no, non è assolutamente normale, perché a volte si sostiene che i giovani siano un po', come si ti ricordi, tra virgolette, bamboccioni, sì, quindi sì, che stanno a aspettare la pappa scodellata, come si dice Arezzo, no? Quindi invece Andrea è il classico esempio del giovane che si impegna, che investe su se stesso, migliora se stesso, quindi ha le basi, ha la formazione, ma poi il mondo del lavoro, le imprese, le realtà locali, ma io credo le realtà nazionali, non li recepiscono. E questa è una cosa veramente drammatica, perché sembra quasi oramai che i giovani non possano più dare il loro contributo alla crescita di questo paese. E cioè, abbiamo proprio deciso, sembra che qualcuno abbia deciso, di tenerli fuori, quindi a formare quell'esercito di precari, di fascia debole della società, dove poter attingere a piacimento, e quindi non vorrei usare delle parole brutte, ma insomma mi sembra che si stia cercando di gerarchizzare il mondo del lavoro e quindi far accettare alla parte più giovane, che poi anche quella spesso più preparata, più formata, di dire: dovete, siete in fondo alla scala gerarchica, dovete subire le conseguenze e tutte le inefficienze di questo sistema, e quindi voi dovete
come ho detto prima, fare media, quindi si cerca di abbassare il costo del lavoro sfruttando sulle spalle di questi giovani più preparati. E oggi drammaticamente spesso lo facciamo con i voucher. Questo sistema dei voucher ha due cose: è utilizzato o no anche nella pubblica amministrazione? E soprattutto il governo mi pare avesse annunciato che ci avrebbe, diciamo, messo mano, va, per dirla un po' così banalmente. Questo dopo ovviamente la tornata elettorale che ci siamo lasciati, diciamo, alle spalle. Allora, il governo doveva metterci mano a inizio luglio. Stiamo ancora aspettando che esca il decreto, perché è stato messo in pausa, sinceramente non sappiamo perché. Quella dei voucher è appunto un'emergenza che va risolta. Aspettiamo come sempre. Noi, guarda, su questo qui c'è anche da... mi collego anche un attimo a quello che è il discorso delle riforme costituzionali. Viene detto che le Camere non lavorano, sono lente, e quindi c'è bisogno di tagliare appunto la Camera più alta, il Senato, che in realtà resta. Superare il bicameralismo. Superare il bicameralismo perfetto per velocizzare l'iter. In realtà non è così. In realtà chi in questo momento sta bloccando l'iter legislativo del nostro Paese è proprio il governo, perché non emette decreti quando devono uscire, legifera solo per delega e non fa uscire decreti attuativi nei tempi giusti. E restano molti buchi normativi col tempo. E questo è uno dei tanti esempi, appunto, il fatto di dover mettere mano ai voucher che ancora stiamo aspettando. Siamo davvero quasi in conclusione, Davide, della nostra chiacchierata, però io, insomma, una domandina un pochino più provocatoria gliela farei a Marco, vabbè, ex parlamentare 5 Stelle, oggi Alternativa Libera. Un tempo questa accusa si faceva ai cosiddetti comunisti, o quantomeno agli esponenti, diciamo, di quel mondo lì. Si dice solo di no o si fanno anche delle proposte concrete? No, proposte concrete se ne fanno tante, appunto. Il lavoro in commissione è sempre tanto. Poi non stiamo a dire tutto quello che fa il governo fa schifo, appunto, come dicevamo prima, anche quello dello sgravio fiscale è una buona cosa che ha fatto il governo, ma andrebbe mantenuta, andrebbe resa strutturale, quindi insomma le cose buone vanno sempre difese e portate avanti. Ci vuole solo un po' più di coraggio, diciamo, anche da parte del governo. Bene, io per quanto mi riguarda ho concluso le mie curiosità, almeno per il momento. Salutiamo i nostri telespettatori. Davide, ringraziamo ovviamente Marco. Grazie Marco, grazie di tutto quello che fai, ti impegni a fare per tutti noi, grazie. E niente, noi diamo appuntamento come sempre alla nostra chiacchierata la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Greta, grazie a tutti dell'ascolto.